Ha passato due notti a Ladiaccio, sperduto nei boschi dell'Alto Lario, ma è vivo e sta bene il 37enne tedesco, disperso da lunedì e ritrovato questa mattina dal soccorso alpino. L'odissea del turista è iniziata lunedì mattina. L'uomo, in villeggiatura in Alto Lago, ha salutato la moglie di buon'ora per andare a fare una corsa nei boschi. Con sé aveva il cellulare. Attorno all'ora di pranzo ha chiamato la moglie dicendo che si sarebbe attardato perché aveva perso il sentiero e avrebbe dovuto allungare il percorso. Passavano le ore e il podista tedesco non tornava. Così la moglie, la mattina successiva, si è precipitata dai carabinieri per denunciare la scomparsa del marito. Si è messa in moto un'imponente macchina dei soccorsi. Ieri, per tutto il giorno, personale del soccorso alpino e vigili del fuoco in elicottero hanno battuto palmo a palmo la zona di Vercana, cercando di restringere le ricerche all'area dove in teoria si sarebbe dovuto trovare il disperso. Il primo giorno di esplorazione ha dato esito negativo. Le ricerche sono state sospese per il buio e sono riprese stamane, anche con l'ausilio di un elicottero della Guardia di Finanza da Venegono. A metà mattinata, gli uomini del soccorso alpino sono riusciti a individuare il disperso, in fondo a un canalone, vivo e in discrete condizioni di salute. Il turista tedesco è stato recuperato dall'elisoccorso e trasportato all'ospedale di Gravedona per i controlli di rito.